Adesso abbiamo il decano dei giornalisti medico-scientifici, ma quando si dice decano è sempre una cosa un po' iettatoria, invece ottimo, Mario Bernardini. Ti ringrazio anzi per la parola decano, anche perché mi permette di cominciare proprio da avevo detto qualcosa l'altra volta, la prima riunione, quando mi sono rivolto dicendo che il futuro dell'informazione sta in voi. E oggi vedo che sono veramente davanti alla platea di chi sarà la RAI di domani. E perché dico questo? Adesso veniamo un pochino nel merito di quello che voleva essere il mio intervento. Io sono nato medico, la mia professione è stata quella di medico. E comincio a denunciare un po' il mio decano. Medico dal 1958. Poi, esercitando la professione, voi sapete che i medici hanno nel codice l'importanza del rapporto medico-paziente. E fin da, nel codice. Sto arrivando proprio al punto della, al bu della questione, come suol dirsi. Dopo un certo numero di anni ho pensato che bisognava cercare di comunicare con le persone sapendo anche quello che volevano. E stranamente per far questo uno dei primi convegni che ho cercato di organizzare, ancora me lo ricordo, è stato quello di informarsi per informare. Voi sicuramente siete giovani, pensate alle parole chiave. E allora le parole chiave sono queste, informarsi per informare. E se vengo stasera in questa sede e rileggo vocazione servizio pubblico, la prima parola è vocazione. E la vocazione significa che devo scegliere di fare nella mia attività, nella mia vita, quello che può essere, al quale sono portato. Da lì è nato quello che lui diceva, il decano dei giornalisti di formazione medico-scientifica. Perché da allora sono rimasto medico, sono diventato giornalista pubblicista e sono più di 30 anni che faccio il medico non più, sono in pensione. Ma che continuo a occuparmi di informazione medico-scientifica. Tant'è vero che diceva decano perché per mia non capacità, ma per mia così cultura e tradizione sono stato in qualche modo coinvolto e rappresento l'associazione dei medici dell'associazione della stampa medica italiana. Associazione della stampa medica italiana dove naturalmente ci sono dei giornalisti che si occupano di informazione medico-scientifica. E credo che sia l'unico esempio in un organismo della Federazione della Stampa dove per statuto sono accettati anche dei giornalisti che, guarda un po', cercano di fare quello che ho fatto io ormai più di 50 anni fa, informarsi per informare. E già allora, quando ho cominciato a fare il giornalista medico-scientifico, la mia preoccupazione era di quando si andava ai congressi e ci si riuniva con i giornalisti che partecipavano ai congressi di medicina, di cercare di riunirci, di parlare per fare una valutazione di quello che sarebbero stati gli argomenti portati dagli esperti, per sapere qual era che cosa la notizia. E allora ecco, e vengo rapidamente perché sennò vi faccio veramente una conferenza pure io. Vocazione al servizio pubblico significa che la RAI è un servizio pubblico come strumento e deve essere uno strumento che deve essere pilotato e guidato e realizzato da persone che credono in quello che conoscono. E allora la raccomandazione, e così arrivo, come ho fatto l'altra volta dicendo che il futuro era del giornalismo è nelle vostre mani, lo dico anche oggi, però voi non potrete fare, non dovrete fare soltanto quello che è un giornalismo di comunicazione. Voi dovrete informare, perché qui viene fuori anche le prime esperienze di quello che era l'informazione giornalistica prima di internet. Con internet è facilissimo comunicare. Oggi ho sentito alcune cose che sono vere. I due punti futuri potrebbero essere informazione. Aspetta che qui mi sono perso l'appunto. Ah, eccolo qua. I due canali detti da Annunziata. Informazione e intrattenimento.
Che significa? Due canali nei quali si vede in una l'intrattenimento e un altro l'informazione. Benissimo, ottimo, perché davanti alla televisione si vede, si sceglie il programma. Tant'è vero che giustissimamente ha detto, poi semmai se uno vuole fare degli approfondimenti troverà quello che la RAI ha, che possono essere, o la RAI o qualunque televisione, sono degli approfondimenti per determinate attività specifiche. E allora per me uno dei punti importanti è che a un certo punto la RAI si debba dotare di persone che sanno fare del giornalismo di informazione. Chi mi ha preceduto ha parlato giustamente dei linguaggi, ma il linguaggio deve venire dalla conoscenza, e la conoscenza ritorna a quello che io mi ricordo che era il problema quando si andava dei congressi medici scientifici e io dovevo intrattenermi con i colleghi giornalisti. Ma qual è la notizia? Perché il compito del giornalismo vecchia maniera è quello di andare, ascoltare, scrivere e informare, non comunicare. Comunicare è qualcosa di diverso. Allora, se è un servizio pubblico, il primo punto dolente, anche che io ho dovuto portare nelle sedi del giornalismo, e ormai lo ripeto anche qui molto volentieri, è che bisogna preparare i giornalisti ad avere una professionalità pluridisciplinare e cercare di avere dei giornalisti che non lasciano lo spazio con lo sciopero della firma agli esperti. Devono diventare loro dei giornalisti esperti, devono avere le competenze dei vari settori che non sono solo la politica. Oggi l'ho sentito ripetere tante volte e oggi siamo in un'epoca in cui effettivamente il governo è della politica. Il governo della politica è un disticcio di parole. Io posso essere un politico, ma se faccio il governo devo pensare alla collettività. E allora voi siete il futuro di una società che deve essere alternativa a quella di oggi, almeno per quello che è l'informazione e comunicazione medico-scientifica, per quanto mi riguarda, ma di qualunque settore che sia parte di un servizio pubblico. Questo è quanto volevo dire e vi ringrazio. Grazie.